Che squisitezze, Chelsea! Confermo, anche se mi fa un po' male un dente. Un dente, dici? Non è niente, non preoccuparti, ok? Ma mi fa proprio male mentre mastico. Penso che dovrò dirlo, mamma. È da 2 giorni che continuo così. Mi dispiace, Chelsea. Vorrà dire che non finirai quei pasticcini. Li mangerò tutti io. Beh, meglio che avere mal di denti. Aspetta, chiamo mamma. Mamma! Che c'è, Chelsea? Non ti piacciono i pasticcini che ti ho comprato? Non è questo, ma mi fa male un dente. Da un po' di tempo. Caspita, potresti avere una carie. Forse è il caso di consultare il dentista. Ora che ci penso, non vi ci porto da un po'. Cosa guardi me? È Chelsea che ha la carie, non io! Sì, ma è meglio prevenire che curare. Non bisogna andare dal dentista solo quando si hanno casi gravi oppure quando si ha un problema, non credi? Non c'è bisogno di andarci. I miei denti sono bianchissimi e perfetti e uno spreco di soldi. Ma stessi, un controllo dal dentista non costa niente. Ma io non ho mica carie e non mi verranno sicuramente. Non ho bisogno di uno stupido controllo. Parlerò col dentista. Chiederò a lui se è il caso di portarti, anche se so già bene la risposta. Forza, Chelsea, andiamo? Sì. Stacy, la prossima volta ti voglio con me. Sia chiaro. Sì, sì, sì. Tanto non ci vado. Ah, che relax! E pensare che sarei dovuta andare dal dentista, ma per favore. Ehi, Stacy, sono appena tornata. E allora, che mi frega a me? Ti è passata quella carie? Certo, la dentista mi ha curato la carie e ora sto benissimo. Ti ha forse mandato mamma per convincermi di andare la prossima volta? Può essere. Allora puoi anche andartene. Se è questo che tu vuoi. Ah, speriamo che domani se ne sia già scordata mamma. Che bontà! Ma chi ha fatto questi biscotti? Ovviamente la signora White. Già, mia madre adora mettersi all'opera e preparare dolciumi. Questi li ha fatti apposta per noi. Non potevo non portarveli. Beh, tua madre non sbaglia mai. Già, ne mangerei altri 5 se potessi. Aia, che male al dente. Tutto ok, Stacy? Non ti piacciono più i biscotti? No, è che ho dato un morso e ora mi fa male il dente. Potrebbe essersi ficcato un po' di biscotto tra un dente e l'altro e quindi potrebbe farti male. Non mi sembra di avere un pezzo di biscotto tra i denti. Provo a mangiarne un altro. Ho ancora mal di denti. Mi fa male quello dopo il canino in alto a destra. Ah, Stacy, qui sento puzza di carie. Ma basta con ste carie. Mia madre mi ha già rotto abbastanza ieri. Vuole pure portarmi dal dentista. Beh, ma mi sembra normale andare dal dentista. Non pensi anche tu, Ricky? Confermo, Bob. Ci sono andato anch'io per una carie. Non succede niente, Stacy. Tutti ci vanno per le carie. Ma io non ho una carie, forza. Continuiamo a mangiare i biscotti. E che non si riparli più di questo argomento, chiaro? Chiaro. Ah, spuntino delle 4. Vediamo cosa c'è di buono in frigo. Oh mio Dio, la torta gelato. E sta solo aspettando me. Si mangia! Hai il dente! Ho sentito bene? O hai detto dente? Ma che cosa mi spi, malata? Stavo parlando del tuo dente, pensavo, mannaggia, che dolore, insomma, sì, che male! Tu sei scema, ti fa male il dente, scommetto, e dovresti dirlo a mamma! Ma vuoi farti gli affari tuoi, brutto mostro, va a giocare in camera! Sei sempre cattiva! E comunque sono cattiva con chi voglio! Accipicchia, non posso mangiare niente, nemmeno questa torta! Anche il dente mi fa male! Però non è una carie, no, non può essere una carie, vediamo come vanno avanti le cose! Non darò mai la soddisfazione a mamma di andare dal dentista, mai! E così gli ho detto, hai proprio un bel vestito! E poi lei mi ha detto che l'aveva comprato al mercatino dell'usato! Ma non fa ridere. Ah, Skipper, sei troppo giovane per comprendere certe cose. Non c'è niente da capire, non fa ridere e basta.
Questa situazione fa ridere. Ora, perché non mangiamo? Sì! Uffa, come farò a mangiare davanti a tutti, senza fare facce o rumori strani, con il dolore al dente? Forza, Stacy, mangia! Il pollo si raffredda! Certo! Che c'è, Stacy? Qualche problema a mangiare? No, no, Chelsea! Insomma, è solo che non ho molta fame. Insolito da parte tua non avere fame. Non è che per la cosa di prima. Di che parlate, ragazze? Niente, mamma, assolutamente niente. Brutta bugiarda. Stacy, vorresti spiegarmi? Non c'è nulla da spiegare. Se non lo dici tu, lo dico io tanto. Oh, terza opzione, puoi mangiare tranquillamente. Scelgo la terza opzione. Che male! Stacy, che succede? Che male! Papà, Stacy ha una bella carie. E non voleva dirlo perché non vuole andare dal dentista. Oh, Stacy! Dovevi dirmelo! Più passa il tempo, più la carie peggiora. Ah, Stacy, ancora queste cose infantili. Oh, lasciatemi spiegare! Sì, ho una carie e io non voglio andare dal dentista perché i dentisti mi fanno paura, ok? Come possono delle persone che vogliono aiutarti farti paura? Dovresti andarci al più presto, tesoro. La carie potrebbe aggravarsi. Perché non ci vai domani? Ma io ho paura, vi prego! Stacy, non devi avere paura. Domani, quando farai l'operazione, io sarò lì, vicino a te. Se andassi dal dentista più spesso, potresti anche evitarle queste operazioni. I tuoi denti sarebbero più curati e visti più spesso. Invece domani ti tocca l'operazione. Forse avete ragione, sono un po' ridicola ad avere paura dei dentisti. Io non ho paura di niente. Mi tocca fare questa cosa, punto e basta. Ah, oh, finalmente! Stacy, sono molto felice che tu sia qui oggi. Tua madre qualche giorno fa mi ha parlato del fatto che tu non volessi metter piede qui. Ma alla fine vedo che ti sei decisa a venire. Come mai? Penso di avere una carie, mi fa malissimo il dente. Possibile alla tua età, voi che mangiate così tante schifezze. Direi allora di dare un'occhiata. Ah, ok. Apri grande. Ah. Oh, sì, pare proprio che tu abbia una carie. Direi allora di metterci subito all'opera. Allora, come sta Stacy? Signora Roberts, l'operazione è andata a buon fine. Abbiamo preso la carie giusto in tempo. Se avesse aspettato di più, la carie poteva arrivare alle gengive e poi alla radice del dente. E che pasticcio! Oh, questo mi rincuora. Hai sentito, Stacy? Abbiamo fatto proprio bene a venire qui, altrimenti il dolore sarebbe aumentato. Signora dentista, la ringrazio veramente tanto per avermi fatto passare questo terribile dolore. Ho capito che andare dal dentista non è poi così terribile, quindi ci verrò più spesso. Oh, mi fa davvero piacere. E sa questo che significa? Che potrò tornare a mangiare tutti i dolci e le schifezze che mi pare! Beh, basta non esagerare. Esattamente, Stacy.